Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Commodore Amiga Sidecar contro PC Transporter della Applied Engineering. Un podcast mitico dedicato alla più grande cazzata galattica fatta da Commodore nell'ambito dei computer. Non me ne vorranno gli appassionati Amiga 1000, ma obiettivamente il Sidecar Commodore era proprio un bidone di merda. Andiamo con ordine. Commodore Amiga 1060, ossia Amiga Sidecar, fu un prodotto ideato e costruito dalla Commodore nel dicembre del 1986. Amiga 1060 era una periferica per il computer Amiga 1000 ed era commercializzato, l'Amiga 1060, come emulatore hardware di PC IBM. Era venduto insieme al sistema operativo MS-DOS allo scopo di eseguire sull'Amiga 1060 il software per PC. Ora, l'Amiga 1060 costruisce un vero e proprio PC IBM compatibile su una scheda da interfacciarsi all'Amiga 1000 tramite lo slot 86 contatti presente sul lato destro del case dell'Amiga 1000. Sistema operativo Amiga, grazie al multitasking preemptive, gestiva il Sidecar come una qualsiasi altra applicazione Amiga, contemporaneamente a tutte le altre applicazioni lanciate, e permetteva di utilizzare molte risorse hardware dell'Amiga 1000 contemporaneamente, insieme ovviamente al coprocessore grafico e al coprocessore sonoro. Il Sidecar era contenuto in un case largo circa la metà di quello dell'Amiga 1000, ma un po' più alto. Le sue dimensioni dell'Amiga 1060 e la posizione laterale alla destra dell'Amiga 1000 suggerirono appunto il soprannome Sidecar. Beh, non c'è molto da dire, il Sidecar era un vero computer PC, un PC desktop dotato di CPU Intel 8088 a 4.77 MHz, aveva 3 slot ISA e un disk drive da 5.25 a doppia densità, oltre a 640k di RAM. Sidecar permetteva di eseguire software PC e poteva mostrare l'output sia sul video dell'Amiga 1000 oppure essere collegato ad un secondo monitor. Lo so, me lo state chiedendo anche voi, perché mai un utente Amiga 1000 del 1986 con un sistema operativo a finestre che era multitasking, con un chipset dedicato al video e al suono, con un potente 68.000 a 7 MHz, perché ecco, un utente Amiga avrebbe dovuto regredire nella dimensione MS-DOS con un sistema in linea di comando e con 640 KB. Una bella domanda a cui io sinceramente, ecco, non so proprio rispondere. Posso dire che nel mondo Apple II la Applied Engineering ebbe a costruire la scheda PC Transporter, era per Apple II Plus, era per Apple II, era per Apple II GS. E la scheda era un emulatore hardware, trasformava l'Apple II Plus, l'Apple IIe o l'Apple II GS in un emulatore PC. La scheda PC Transporter della Applied Engineering si inseriva in uno dei grandi slot dell'Apple II. La scheda aveva 640k di RAM ed una CPU 8088 a 7 MHz. Quando era in funzione la scheda, si bypassava la circuiteria Apple II ed il software PC, che girava su MS-DOS, usava la stampante Apple Image Writer 1 oppure le altre periferiche Apple, quanto la tastiera dell'Apple II ed anche il sonoro dell'Apple II, pensando che fosse hardware PC, mentre in realtà era hardware Apple. La PC Transporter fu prodotta da Applied Engineering, era contemporanea al Sidecar, ossia 1986. Ora vi starete chiedendo perché un utente Apple II Plus oppure Apple IIe oppure Apple II GS avrebbe dovuto far girare software MS-DOS. Ecco, qui so rispondervi meglio. Apple II era una famiglia di computer ad 8 bit molto diffusi nelle scuole americane quanto nelle case. Il suo sistema operativo era a linea di comando con un interprete BASIC in ROM.
tranne l'Apple 2GS che aveva il GSOS e aveva una GUI identica al macOS. Quindi, di conseguenza, gli Apple 2 erano molto simili ai computer MS-DOS e potevano esserci delle convenienze negli uffici e nelle scuole ad usare un Apple 2 Plus o un Apple 2 come un emulatore PC, risparmiando parecchio, dato che l'acquisto della scheda PC Transporter era inferiore al costo di comprare un PC compatibile con monitor, tastiera, disco fisso e disk drive. Ora, in termini di funzionalità, il sidecar per Amiga 1000 fu una periferica inutile. L'Amiga 1000 era anni luce avanti ad un MS-DOS. Non c'erano ragioni logiche perché un utente Amiga avrebbe dovuto regredire a livello MS-DOS. Ecco, invece di investire la Commodore nella costruzione di un bussolo di ferro orrendo e schifoso come il sidecar, ecco, forse era meglio se la Commodore avesse investito in mettendo più memoria nell'Amiga 1000, quindi portando direttamente 2 MB di RAM massimi e dotandolo di un disco fisso interno. Il disco fisso fu sempre una cronica e grossa lacuna sulla linea Commodore Amiga per home computing, dato che il disco fisso non fu mai venduto in bundle nell'Amiga 1000, nell'Amiga 500, nell'Amiga 1200 e tantomeno nell'Amiga 600. Ora, un Amiga 1000 con 2 MB di RAM e quindi la massima capacità del 68.000 di indirizzamento lineare ed un disco fisso, ecco, si sarebbe potuto creare un emulatore software decisamente molto più efficiente, dato che swappando dal disco fisso, l'Amiga 1000 con 2 MB di RAM e un disco fisso e con un emulatore software che girava sopra il sistema operativo Kickstart dell'Amiga, sicuramente avrebbe potuto emulare con facilità e con estrema efficienza un obsoleto e preistorico PC MS-DOS. Questa è la mia opinione. L'emulatore, che fu sviluppato dalla Commodore, era software, ma all'Amiga 1000 obiettivamente mancava il disco fisso e quindi tutta la capacità di svappare. Ora, a livello di efficienza hardware, invece, un potente Amiga 1000 per poter far girare il software MS-DOS, che era molto più obsoleto e inferiore, necessitava di un praticamente del bussolo dell'Amiga 1060. Invece ai vecchi Apple 2 Plus ed Apple 2 che erano molto più preistorici dell'Amiga 1000 e anche l'Apple 2GS che fu sempre inferiore obiettivamente all'Amiga 1000, ecco, a tutti questi Apple 2 bastava una scheda di espansione da inserire in uno slot interno senza nemmeno l'utilizzo di un disco fisso. È sin troppo evidente che la soluzione dell'Apple Engineering, basandosi su una tecnologia molto più sofisticata e potente sfruttando l'architettura aperta degli Apple II, ebbe a produrre una soluzione PD emulazione hardware decisamente molto più efficiente del bussolo del bidone dell'Amiga Sidecar 1060. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao!